Allora, questo gruppo qua, il gruppo esordienti, sarebbe il primo anno che fanno i bambini dopo il mini basket e quindi è il primo, diciamo, il primo campionato, il primo abbozzo di attività agonistica. Quindi loro quest'anno hanno iniziato, hanno fatto un campionato esordienti, sono arrivati in provincia di Ferrara, diciamo che hanno fatto un buon lavoro, sono arrivati quarti nel loro girone. I ragazzi stanno apprendendo quello che è i primi rudimenti dell'attività agonistica. I ragazzini, come sempre, quando iniziano, escono dal mini basket, hanno entusiasmo, hanno passione e diciamo che siamo contenti del lavoro che stiamo facendo, soprattutto sulle frazioni, perché questo gruppo di ragazzi non è solo di Argenta, ma ci sono ragazzi che vengono da Voltana, da Porto Maggiore, da Consandolo. Da un punto di vista sportivo non ha molta importanza i risultati in sé, quanto riuscire ad aggregare dei gruppi di 15-16 ragazzi, come è questo gruppo qua, in modo tale che possano lavorare e giocare per i prossimi 3 o 4 anni, anche da un punto di vista agonistico, ecco, perché il primo passo per l'agonismo è questo campionato qua. Siamo ancora un'attività prettamente ludica. Diciamo che si comincia a ragionare, diciamo, da un punto di vista proprio sportivo, agonistico, verso, che so, in terza media, seconda, terza media. Loro fanno la prima media, quindi per loro siamo ancora proprio da un punto di vista del gioco, ecco, è difficile per loro ancora concepire un allenamento vero e proprio da un punto di vista atletico, con una certa fisicità, una certa intensità. È chiaro che si spinge, si comincia nel giro di un paio d'anni, quelli che hanno, diciamo, voglia di continuare con lo sport, allora diciamo come si comincerà a vedere i primi risultati e i primi anche insistere un po' di più da un punto di vista proprio sportivo, professionale. Ecco. Questi ragazzini qua, essendo il primo anno che giocano assieme, si deve ancora creare il gruppo, poi soprattutto molti di questi non hanno dietro il mini basket, hanno avuto dei risultati che a questi livelli sono altalenanti, cioè si vince una partita di 20, si perde una partita di 50, quindi non è che non fa testo. Quello che conta di più, ripeto, è l'aspetto ludico sportivo e l'aggregazione.